disgrazia! Per non aver centrato la porta da quella posizione meriteresti la fucilazione! Ora vai in campo! È per questo che ti pago! Iniziamo con una partita! 170.000 sterline per quel fottuto Colin Todd! Sbagliato, l'onnipotente Colin Todd, il giocatore con la migliore tecnica del paese. E uno stipendio di 300 sterline a settimana non può pagarlo tanto! È così che vanno le cose, zio Sam. Ormai il calcio è solo una questione di soldi. Ma le avevo detto che non mi doveva scavalcare. E non avevo scelta. Mi si sono presentate delle occasioni e lei era nelle Indie Occidentali. Occasioni? Perché ce ne sono altre? Signori Jamil e Hennessy! Salve! Ma che cazzo? Lasci che le faccia una domanda, zio Sam. Perché si è occupato di calcio? Per sostenere il club calcistico della mia città, la squadra che io ho sempre tifato da tutta una vita. Beh, sono certo che qui tutti ammirano la sua lealtà. Non sono entrato nel calcio per farmi fare una ramanzina da un piccolo idiota arrogante del nord-est. E come la vedo io, non c'è motivo di far parte del gioco se non vuole raggiungere i suoi limiti per poi superarli. Ed è questo che vuole la sua gente. E se, come dice, ha davvero a cuore i loro interessi e non solo fare colpo sui suoi amici negli uffici dirigenziali, le suggerisco di iniziare a pensare soltanto al suo lavoro, tenere per lei le sue opinioni e firmare qualche fottuto assegno. È un brav'uomo. Lasci che questo club sia diretto dai professionisti. Buonasera a tutti e ben ritrovati al Nido delle Aquile dal vostro Marco Misseri. Passiali, buonasera, il Nido delle Aquile, poi Riccardo Magnarelli. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio.
risultati della giornata. Buonasera, buonasera, bentornati al Nido delle Aquile. Un saluto da Gianfranco a farvi compagnia insieme a me per condurvi nei meandri dell'universo biancazzurro. Con me Marco Misseri. Buonasera Marco. Buonasera Gianfranco, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Con grande piacere è tornato a trovarci con un vassoio pieno di cornetti, bombe al cioccolato, bombe alla crema, il grande amico Alberto. Buonasera a tutti e forza Lazio. E poi, ormai consuetudine, alla mia sinistra il mister Andrea Sberna. Buonasera Andrea. Buonasera, mi avete presentato per ultimo, questa cosa perché? Me la lego al dito. Beh, addirittura dopo Alberto. Per fare gli onori di casa ad Alberto, insomma, sembra giusto, no? Se l'è meritato, perché poi ha bussato coi piedi quando pure tu arriverai con un vassoio, le pizzette, qualcosa. Ma diciamo che il collegamento che ci sarà stasera penso che vale... tre vassoi. Anticipo subito il piatto forte, dai qualche indizio a chi è in ascolto, perché qualcosa ho dato oggi sui social network. Ho detto che è un ex calciatore Lazio e che ha vinto una Coppa Italia. Bene. Ultimamente ne stava vincendo tante. Sì, infatti come indicazione è abbastanza vaga, perché insomma... Vabbè, ma era in Calabria che me lo chiedeva, quindi... Daniele ti ha chiesto, sì, ho visto, voleva avere informazioni su chi fosse e tu gli hai detto ha vinto la Coppa Italia, ma come hai detto bene ne abbiamo vinte molte negli ultimi anni, quindi è difficile da individuare. Vuoi dire qualcos'altro oppure manteniamo proprio il mistero... totale, vuoi dare qualche altro? No, manteniamo il mistero, perché dai, metti che salta altre... il collegamento, voglio dire che si è inventato. Vabbè, faccio io l'imitazione di qualcuno, poi mi metto fuori. Non lo diciamo, prima faccio l'accento svedese. dai, diciamo. No, è un giocatore che è venuto a Roma da una squadra di provincia e aveva iniziato malissimo, invece ha chiuso la carriera in crescendo, spalleggiato da una punta che si trovava a meraviglia, quindi è difficile adesso dare indicazioni senza fare nomi, quindi sì, diciamo vabbè, allora è una indicazione, è nato in Calabria, quindi diamo questa indicazione. Già stiamo andando, beh no, ce ne stiamo aiutando troppo, esatto. ce ne sono tanti dai, insomma, dei giocatori che hanno vestito la maglia bianco-celeste e così a memoria Calabria. Già un altro me lo ricordo, sì, anche io quindi va no bene, ci sono comunque... tre, ecco, pure un altro uno ancora in attività, che quindi no, ci sono dai. Vabbè, l'importante è che il Nido delle Aquile finalmente fa questo salto di qualità, riusciamo anche a interagire, a intervistare personaggi di un certo spessore e quindi danno un certo tono a questa anche trasmissione. Lui non sa assolutamente chi siamo noi, quindi la cosa divertente è quella che magari pensa pure di stare in una trasmissione diciamo normale tra virgolette, non l'unica sa che cosa siamo un vassoio con i cornetti e le bombe con i fogli scritti a penna, così la cosa divertente dai, più che altro poi cercare comunque di tenere questo contatto, visto che poi è a stretto contatto con delle belle presenze femminili, quindi diciamo che sarebbe poi importante mantenere questo. Ho capito. No, neanche io. No, dopo svelo troppo il personaggio, nel senso che comunque ha stretto contatto con delle belle presenze femminili. A Roma? Ma per io? Il tipo, no, lui, per il tipo di professione che fa. Abbiamo iniziato subito con la rubrica diciamo cosa vanvera, sì, abbiamo anticipata perché dopo ci abbiamo da fare. No, scusami, se tu pensi a quello che ora lui fa come professione. Certo. Non hai capito. Vabbè, no, te la dico fuori onda. Bene, Marco, c'hai veramente torto le parole. Vabbè, ma col campionato fermo qualcosa dovevamo dire a fuori. 10 secondi di silenzio per Marco. Molto bene. Ok. Vabbè. Chiaramente poi la puntata non sarà incentrata soltanto su questo collegamento, parleremo di Lazio, parleremo delle numerosissime notizie di mercato che girano intorno della giornata di sabato, convulsa sulle notizie che si rincorrevano appunto riguardo un giocatore olandese. Oggi ne girava un'altra Gagliarda. Sì, è stata una serie una dietro l'altra. Tu parli della casa, della presunta villa a Formello, cose. Sì, per noi che la viviamo da tifosi divertenti, magari per un giornalista diffonde notizie così come se fossero quasi sicure a livello importante, magari è un po' meno divertente per lui, per noi
siamo abituati a questi giochi, insomma, di nomi che escono, notizie di mercato più o meno fondate. Senz'altro, però l'unica cosa rispetto a tutte le altre voci che ci hanno accompagnato in passato, quando venivamo comunque accostati a diversi giocatori nella sessione di mercato, magari non si farà nulla di questa trattativa, però per la prima volta mi sembrano troppe coincidenze per essere soltanto una trattativa di facciata. Quindi qualche cosa secondo me dietro si muove. Poi sicuramente non si farà nulla, perché è un giocatore che forse per il momento ancora non è alla nostra portata, magari un domani. Però secondo me qualcosa di poco, di misero, ma si sta muovendo in questo senso, perché troppe voci, l'una diretta all'altra, che comunque possono far disegnare un piano magari elaborato già da diverso tempo, visto che comunque già quando a febbraio iniziavano a venire diversi dirigenti del Manchester United a vedere le partite della Lazio, chiaramente per vedere poi De Vrij, Anderson, e cercare di instaurare determinate trattative, poi da là magari qualche cosa può essere uscito fuori inerente a una ipotetica trattativa di qualche giocatore del Manchester United. Analizzeremo però poi meglio la questione più in là con la puntata. La società ha smentito seccamente il discorso Van Persie, ma non ha glissato sul discorso Chicharito Hernandez, per esempio. Esattamente, infatti pure io so che comunque l'incontro tra Lotito e i dirigenti del Manchester United c'è stato, ma appunto per questa trattativa addirittura sono incominciate a uscire fuori le cifre, e quindi io penso che qualcosa si sta muovendo col Manchester United. Magari è più concreta la pista che porta al Chicharito Hernandez rispetto a Robin Van Persie. Però la cosa che mi fa pensare, poi chiudiamo questa parentesi, è che comunque Lotito ha glissato di netto, però mi sembra fuori portata un discorso dove la società tira fuori un nome del genere, perché poi alla fine qualsiasi testata debba far uscire una notizia del genere, un minimo qualche cosa gli sarà arrivato. Quindi sappiamo poi chi l'ha messa in giro determinate notizie, e sappiamo i rapporti che ha magari Lotito, alcuni dirigenti con questi giornalisti. Quindi qualche cosa, c'è un discreto rapporto poi tra le fonti e la dirigenza, quindi qualche cosa c'è. Il discorso è, mi pare assurdo tirar fuori un nome così importante per fare soltanto un discorso di facciata, e magari sott'ombra lavorare su altre piste. Però questa è un'idea mia. Sì, anche perché comunque per come si è sviluppata, per questo dicevo prima, vissuto da noi tifosi è divertente, perché comunque il sogno del tifoso è vedere il grande calciatore con la maglia della propria squadra, e quello ci sta. Però per un giornalista fatto in maniera così importante, con notizie come se fosse quasi sicuro il colpo, può avere più risvolti e più interpretazioni, magari poi dopo le analizziamo. Potrebbe essere pure legato, appunto, come dicevi te, al rapporto che magari c'è tra quella testata giornalistica e la società, o tra quel giornalista e il gestore. E potrebbe avere una funzione pure destabilizzante dell'ambiente, che possono essere tante le chiavi di lettura. Poi magari dopo ne parliamo con più calma. Parliamo invece degli affari già conclusi, perché domani il primo giocatore, primo nuovo giocatore che farà le visite alla Paideia, si tratta di Patricio Gasbarron Gil, detto Patrick, che appunto domani effettuerà le visite in Paideia. E sempre domani alle ore 21 la primavera della Lazio appunto affronta l'Inter allo stadio Bacigalupo di Savona, e poi la vincente tra Lazio e Inter affronterà la vincente tra Roma e Spezia. Quindi la nostra primavera domani inizia l'avventura. Bene, abbiamo fatto un po' un'introduzione alla trasmissione, adesso ricordiamo i nostri ascoltatori come possono intervenire e accompagnare la nostra trasmissione sul sito web radioromafutura.it, sia sulla pagina Facebook del Nido delle